Ciao a tutti, io sono Drain. E io sono Sorrow. Bentornati, mascherati e mascherate, ad un nuovo vlog. Oggi abbiamo tantissimi argomenti importanti di cui parlare, quindi sedetevi, allacciate le cinture di quello che avete sotto il sedere. Che cosa stai e dicendo? E poi ascolterete cose fantastiche. Abbiamo un sacco di novità, cioè un sacco di novità. No, in realtà lo sappiamo che siete arrivati qui perché il titolone clickbait vi ha attirato come le mosche sono attratte dalla luce. E non è così che funziona. Come i bambini dal gelato. Che mosche hai visto? Le mie Quando mosche vivi? Qua. Ma che fumi. Bene, finalmente YouTube si è degnato, dopo averci fatto un sacco di scherzi con le notifiche, che tra parentesi continua a farci perché ci arrivano ogni tanto i vostri messaggi su Instagram che ci chiedono perché non possiamo. No, un tizio ha proprio detto: io provo a cliccare sulla campanella delle notifiche, ma non riesco a... mi dice no. Perché? YouTube birichino ci odia e non vuole che voi ci vogliate bene. Quindi sì, capisci? Crea questi problemi incredibili. Tu ti vuoi iscrivere a Drain the Sorrow? No, non ti iscrivi, vai via. Ma togliti, ma che cazzo combini? Vai fuori, studia, fai qualcosa. Datti a cose più importanti. Ma datti all'Ippica. Risolvere la pace nel mondo. La fame nel mondo e la pace in Africa. No, risolvere la pace nel mondo vuol dire che fai solo guerre. Sei tipo il peggio guerrafondaio. Non ci piace. Concentriamoci. Bene, probabilmente nei prossimi giorni YouTube ci dovrebbe concedere la 3-2-1 monetizzazione. Questo che vuol dire? Che un sacco di gente ci lincerà le poche. Perché non perché non si può guadagnare. Se sei un piccolo YouTuber, non puoi guadagnare con i tuoi video. Devi morire. Fai schifo, venduto. Devi mangiare ossigeno. Devi diventare un bretariano. Sarebbe. I bretariani sì, sono quelli che si nutrono di aria sole e luce. No, cioè, per carità di Dio, è molto piacevole questa cosa, quindi a noi piace fare quello che facciamo, eccetera. Però se poi c'è anche un ritorno monetario, non ci fa male, ecco. È come giocare a Fortnite con il Season Pass. Fino ad ora abbiamo giocato senza, quindi sì, giocavamo ed era divertente. Però con Season Pass è meglio. E quindi dovreste vedere comparire le simpatiche barre gialle della pubblicità nei video, mi raccomando, guardatele! Così almeno mangiamo cibo normale. Ne abbiamo. Grazie. Io mangio stecchi di scorpioni fritti da tipo un mese. Date da mangiare a quest'uomo. No, sono scherzi a parte, era 4 kg. Era. Pesi 4 kg? Peso 4 kg. Ti sollevo con un dito. No, ma soffio. No. E oggi non riusciamo a mantenere un filo logico. Niente, era soltanto per dirlo. E tra parentesi abbiamo pure scoperto, perché un po' di gente scherzando ci aveva chiesto: ma renderete disponibili gli abbonamenti? Sì, non è un DTS risponde questo. Se volete facci. È un mascherati chiedono. No, che dici? No, non crea nuove rubriche, no. Mandateci qua le domande nei commenti con l'hashtag DTS risponde. Il prossimo vlog sarà un DTS risponde. Ah, esatto, sì. Quindi se avete domande tipo: ma voi dormite a testa in giù tipo i pipistrelli? Sì. Fatelo. Cioè, no, non dovevo rispondere. Accidenti. Comunque, quello che volevamo dire era... Niente, abbiamo scoperto. Noi pensavamo che per fare gli abbonamenti fossero necessari 30.000 iscritti. Invece, a quanto pare, YouTube è matto e ha fatto: ehi ragazzi, potete fare gli abbonamenti. Tra le altre cose. Però di questo ne parleremo approfonditamente più avanti, era soltanto per anticipare. Passando a cose più liete, ci tenevamo a ringraziare tutti quelli che seguono la serie di Brawl Stars, perché noi, pur avendo poco tempo per occuparcene, abbiamo scoperto che il club non si sa come è arrivato a un sacco di iscritti, quasi di iscritti, un sacco di iscritti, sacco di iscritti. Anche lì. No, è arrivata a quasi 1 milione di coppe. Cioè, noi potremmo fare un banchetto eterno, tutte coppe riempite di cose. A ho colpito il microfono. No, io t'ammazzo. Accidenti. Hai colpito il microfono. Scusate, non ci vedo. No, cioè, capito, tu fai una cosa così per caso e poi scopri che all'improvviso hai fatto 800.000 coppe e passa. Che poi è divertente. Cioè, avete fatto voi. Che c'è, scusa? Mi ha rubato la parola. L'altro giorno mi hai rotto il ritmo. Scusa, ti ho rotto il microfono. L'altro giorno sono entrato, ho fatto: vabbè, facciamoci una partita. Ho visto che il club era tipo a 200.000 coppe. L'altro giorno, due settimane fa circa. Poi ho smesso, ho fatto altre cose. L'ho ripreso ieri e tipo ho fatto: ma che è successo? Come siamo arrivati a questo miracolo punto? Quindi grazie, perché sappiamo che siamo degli scarzoni allucinanti e che invece quelli che hanno fatto un sacco di coppe sono un sacco forti, quindi voi. Grazie. Complimenti a tutti i mascherati. E oltre a questo volevamo fare un piccolo commentino, perché qualcuno ci ha detto:
che ieri si aspettava un nostro video sulla seconda stagione di Fortnite. Arriverà in settimana, perché noi siamo fichi e facciamo i video a rotazione. Facciamo le cose in ritardo perché non siamo intelligenti, no fichi? Cioè, la gente lo fa quando esce perché così cavalca l'onda delle visualizzazioni. Noi invece 3 giorni dopo, con calma, ti va di fare quel video su quella cosa che è uscita, era di moda 3 giorni fa? Sì, sì, bravo. Hai presente le tendenze? Ecco, non sappiamo cos'è. Non le vedremo mai. Infatti c'è il video, come non finire in tendenza. Pensa quanto siamo intelligenti. Voi pensate che noi mettiamo il non nei video, tipo qua, come non monetizzare, perché siamo... Per scherzo, no, per ironia. No, no, è proprio perché non si fa così. Infatti adesso che pubblichiamo questo video, YouTube fa... Voi non volete monetizzare. Va bene, se ne va. E no, scherzi a parte, la seconda stagione di quel gioco, lo sappiamo che quelli che seguono questi vlog generalmente non sono tutti quanti adoratori fissati con Fortnite. Però è carina, cioè, è figa. Qualcuno che dica. No, mi sono ricordato una cosa. Qualcuno si ricorda che la Epic Games, prima di fare Fortnite, ha fatto Infinity Blade? Ma soprattutto, è vero, l'hanno tolto. Ma soprattutto ha fatto Paragon. Cioè, che è Paragon? È apposta, è un League of Legends per PlayStation. Ha fatto Paragon. Che è Paragon? Che, ma che, oh, che è mo sta cosa di Paragon? E tipo, la parte divertente nella seconda season di Fortnite è che c'è una citazione palese a Metal Gear Solid. Ah, tra le altre cose, sì. Ma perché stiamo a fare pubblicità all'Epic? Non lo so, è perché sono rimasto piacevolmente sorpreso. Sì, è carina, ci piace il tema James Bond. Comunque, poi abbiamo passato tutta una serata a fare bam, 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 sì, ci siamo bam, fatti canzoncina. Ci siamo fatti il chiusotto. Io ho fatto quasi la vittoria reale, stavo al secondo posto. E lui è stato ucciso a tradimento da un idiota, cioè, capito? Io da solo, comunque. E un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente questa breve digressione è che, tralasciando il fatto che probabilmente mi renderò conto in post-produzione che il microfono è... Ditecelo se dà fastidio vederlo così se davanti. Se c'è tipo sto coso qua che fa e vi dà fastidio. Sottolineo, io dico fungo nero. Sto Todd. Sto coso. Perché un pochino deforme. Vabbè. Niente. Drain e l'anatomia non vanno d'accordo. Drain e la censura non vanno d'accordo. E questo discorso mi ha fatto venire in mente perché hai nominato il sito Viola. Non lo puoi chiamare col suo nome. Sito non puoi Viola. Non puoi di Twitch. Lo dico stavolta. L'hai non lo detto. Dico. No! Oddio! Non lo puoi nominare perché YouTube si arrabbia. E stavamo pensando, lo diciamo a ogni vlog in realtà, ogni tanto ci viene in mente. È un sogno, è tipo Colombo che fa: io esplorerò le Indie, sei sicuro? L'America, sei sicuro? Vabbè. Non sono certo di niente. No, no, il fatto di questa cosa di Twitch. Ah, l'ho detto di nuovo! Del sito Viola. Viola. Mi ha ricordato che ogni tanto noi avanziamo nella nostra testa la possibilità remota, non adesso, ma tra qualche video. Remota vuol dire là nel tempo. Di fare i video con la webcam. È una possibilità. In realtà, come già detto da parecchi, è un meme, perché tu fai video con la webcam, per la facecam. La faccia. Si chiama facecam, no? Maskcam. Maskcam. Qua non ci sta una faccia. Cioè, davvero diventiamo Batman. Stiamo lì e facciamo: Alfred, stiamo giocando a Fortnite, dammi le coordinate della gente. Perché non ci vedo. Hai capito? Aiuto. La gente pensa che Batman si colori i lati degli occhi sotto la maschera, invece no. No, è proprio cieco. Non ci vede. C'ha i cartoncini neri. No, stavamo valutando la possibilità di fare video con la webcam. Come al solito, se siete arrivati fino a questo punto, la vostra opinione è particolarmente importante. Datevi fateci un 5 perché ve lo siete meritati. Quindi 1, 2, 3. No, io stavo per dire: fateci sapere se dobbiamo mettere la facecam o no. Perché non riesci a seguire un filo logico? Perché così è più buffo. Ma non riesci a concentrarti su una cosa? No. Dio, sei no, no. Ah, tipo Jake, il tuo problema è che non riesci a concentrarti sulle cose. E sta mettendo il gelato nel tostapane. Questo gesto non lo dovevo fare. No. Purtroppo, sapendo chi c'è nei commenti, che cosa. Voi non avete. No, una cosa no. Che ci è arrivata. No! No, una no. Cosa che ci è arrivata su Instagram. No. Avremmo. Il titolo, guarda, il titolo del vlog poteva essere. Come no? Il titolo del vlog poteva essere: o come non monetizzare. Come non traumatizzare. Sì, perché no, c'è arrivato. C'è una mascherata particolarmente brava a fare che fan art. A me fa morire perché io le vedo e faccio: ah, ma guarda, segue anche gli schemi di disegno, sei bravissimo, cioè, e, wow. E ci ha mandato questo disegno di Sorrow in versione femminile e... che non vi facciamo vedere adesso, ma probabilmente in futuro salterà fuori. No, perché ne sto parlando? Cioè, così incentivo una nuova ondata di perversione. È stranissimo. Però era per dire, è una cosa che ci ha turbato nel profondo, perché oddio, no. Cioè, lui mi fa: oh, guarda questa, ma manda, stavo là col telefono e faccio
Oh wow. Oddio, cos'era? Era Heinz di Overlord che faceva oh, era, e rimaneva turbato. O Goblin Slayer. Ah sì, ultimamente abbiamo cominciato a vedere Goblin Slayer, quindi se vedete citazioni a stecca non è... cioè non lo facciamo apposta. Oh, citazioni anche a Colto, a Bombardino. Ah, come sei simpatico. Citazioni a stecca. Hai capito, dai, stecca il brawler. Comunque in generale siamo molto contenti di come stanno andando le cose. Lo so che lo diciamo sempre, è come nella relazione tra un ragazzo e una ragazza. Ti, quando ti voglio tanto bene. Dici tra, o tra due persone in generale, quando uno si dice ah ti amo tanto, è la sesta volta che lo dice, smetta di avere valore. No, noi cioè, siamo davvero molto contenti. È figo, è bello. Sì, è bello. È come vedere su Clash of Clans, capito? Che tu fai i soldi e poi, cioè, in que... no aspetta, che così non dicendo? Si capisce. Aiuto. Stiamo dicendo, siamo contenti che ci guardano. Tu dici bello fai soldi, sei scemo. No, nel senso, perché su Clash of Clans è un senso di progressione, no? Cioè, ha un suo senso perverso, ma che senti? No, perché sento che stiamo diventando tanti, è bello. Sì, questo è vero. Ah, giusto, e io non un'ultima... so scrivere le cose. No, per un niente. Giorno mi faranno, vai a chiedere la pace in Iraq. Voi dovete morire. Se tu devi... oh, te ti devi calmare con queste parole. Cioè, se mai iniziamo a fare live su Twitch, tu queste cose non le devi dire. Ah, ok. Vabbè, era una scena. No, no, Iraq, pace. Se vado quelle... nella magica terra del sud oriente. No, se vado in un posto che non è l'Italia ti e chiedo la pace, ti posso dare un consiglio. Sì. Se vai a fare l'ambasciatore... non cioè, lo fare. Non lo fare. Se vai a fare l'ambasciatore, licenziati. No, digli no, raga. No. No, non sono capace. Voi non, sapete, non sapete in che cosa vi state imboscando. Bene, abbiamo passato 10 minuti a dire niente. Niente, e... niente, 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 niente. Sembra quella vecchia canzone Budgets, 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 Budgets. Ah, e... oppure quella di no. Adventure Time, che è orsi, 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 orsi. Utilizziamo orsi, questi ultimi secondi per dirvi che questo sempre che non è un DPS risponde, ma stiamo rispondendo a più domande qui che in generale. In futuro, tra un po' di tempo, non adesso, ma tra un po', renderemo gli iscritti visibili. Oh, 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 incredibile. Oh, wow. Allucinante. Incredibile. Sorprendente. Così la gente allucinante smetterà di farsi mille domande e di chiedersi se ne abbiamo 10 o 20 o 100 milioni o tutta l'America. Molta più gente che dice che ne abbiamo 10, ma dettagli. E nulla, e qui termina il nostro vlog settimanale. Ci vediamo al vlog. Mo saltiamo i video per una settimana. Sì, ah, cioè, ci vediamo settimana prossima. Ciao, ciao, ciao belli, chiudiamo il canale. No. E ci vediamo al vlog della settimana prossima e al video di domani. Oggi, non... oggi non uscirà il secondo video perché abbiamo capito che o pubblichi due video tutti i giorni o YouTube. Oppure YouTube fa che cosa combina e ti prende a pizza in scusa, faccia. Scusa, tu per caso volevi cambiare la tua programmazione? Sei sicuro? Tu per caso volevi cambiare la tua programmazione? È un po'... YouTube è un pochino rigido. È un po' tipo quelli che gestiscono, che ne so, i barboni che mandano in giro nei quartieri, capito? Tipo, tu non puoi chiedere i soldi di là, capito? Solo lì. Esistono i papponi dei barboni? Sì. Ah. C'è stato un periodo in cui questo è successo. Cosa? No, no. Ma era strano. Ok. Ok. Nozioni di storia con Sorrow, ciao. Perfetto, e dopo aver imparato un'altra lezione non richiesta, vi salutiamo per davvero. Qui è tutto da Drain e Sorrow.